Il salotto LJ è offerto da New Life Home, progetti da vivere. Ben ritrovati, torna il salotto LJ, torna in una settimana particolarmente intensa e ricca di appuntamenti, ma con una bella vittoria alle spalle in quello che era il primo big match giocato al Palapanini. Innanzitutto l'ospite che ci tiene compagnia oggi, ben ritrovata Raffaella Folì. Ciao a tutti. Allora, partiamo proprio da questo momento positivo della squadra. C'è stato un turno di riposo in mezzo, ma prima e dopo sono arrivate due vittorie molto pesanti. Quella in trasferta, la prima in trasferta sul campo di Piacenza e soprattutto quella in casa al Palapanini contro Casal Maggiore. Insomma, il Palapanini vi aveva sempre portato fortuna lo scorso anno, ma questa era la prima volta che giocavate in questo campionato con una squadra molto rinnovata, un big match in casa. No, infatti diciamo che all'inizio campionato siamo partite un po' contratte, abbiamo avuto qualche difficoltà, però adesso le ultime due partite, come hai detto te, con squadre veramente importanti, che erano due volte capolista tutte e due, siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco e impedire il loro gioco come volevano giocare loro. E abbiamo portato a casa due vittorie bellissime. Due vittorie diverse. Più combattuto ovviamente la partita di Piacenza, a senso unico quella del Palapanini contro Casal Maggiore, era forse difficile pronosticare un 3-0 sì, così netto anche nei parziali. Assolutamente, non ce l'aspettava nessuno, e invece soprattutto con la battuta siamo riusciti a staccarli da rete, a non farli fare il loro gioco molto veloce, che era la loro caratteristica, e mettere fuori anche i centrali che hanno potuto fare poco, che sono il loro punto di forza sicuramente, e niente, li abbiamo messi proprio sotto e credo che anche psicologicamente loro sono calati un po' e non riuscivano più a uscirne, e noi siamo state brave a tenerle sempre lì e non perdere la concentrazione anche noi. È ancora presto, siamo all'inizio della stagione, ma cosa significa vincere due partite così, in particolare quella contro le campionesse d'Italia, in questo modo? Credo che ci è servito molto per darci fiducia, perché come detto siamo partite un po' così, sulla carta sicuramente non siamo la favorita del campionato, però ora abbiamo dimostrato che possiamo vedercela con tutte le squadre, anche quelle più forti, e perciò ci saremo anche noi per la lotta per lo scudetto, spero. Abbiamo detto una settimana ricca di impegni dal punto di vista agonistico, si gioca a Vicenza e in casa contro Conegliano a distanza di pochissimi giorni, ci sarà poco tempo per allenarsi e si giocano due partite che saranno altri due test, la prima perché è in trasferta e deve arrivare una conferma anche di quello che potete fare lontano dal Palapanini, e poi arriva un altro big match perché insomma Conegliano è tra le squadre attrezzate per poter vincere lo scudetto. Conegliano sicuramente, come hai detto te, è una delle più attrezzate, che anche loro sono un po' in, non in crisi, però sono altalenanti, una partita bene, una partita male, una partita bene, una male, perciò sicuramente sarà una lotta e dobbiamo mettercela tutta. Senti, tu eri qua a Modena anche lo scorso anno, e lo scorso anno sappiamo com'è andata, poi c'è stato tanto rinnovamento. Tu che hai vissuto e stai vivendo le due facce della medaglia, cosa è cambiato quest'anno, cosa sta cambiando eventualmente anche meglio rispetto a quello che non ha funzionato lo scorso anno? Io credo che in confronto all'anno scorso siamo più squadra, cioè l'anno scorso era, non so, è stato comunque un bellissimo campionato, è uno di quelli che ho fatto in Serie A, sicuramente uno dei più belli, e peccato per la finale del campionato, però capita, i playoff sono un altro campionato e è andata così. Però quest'anno credo veramente che siamo più squadra anziché più persone individuali, e come si è visto anche ieri, veramente tutte hanno dato tutto e cioè, abbiamo vinto insieme, non è che c'è stata una che ha vinto la partita da sola. E
questo è cambiato molto e anche il spirito tra noi ragazze credo che sia molto migliore dell'anno scorso e questo si vedrà, e è molto importante per noi. Dal punto di vista personale, come va a Modena? Hai già un anno alle spalle, ti sei ambientata in questa città? Sì, sì, sicuramente a Modena si sta benissimo, è proprio una delle città che piace a me, che a me le città troppo grandi o troppo piccole non mi piacciono, è via di mezzo il giusto, e perciò sì, bene, poi speriamo di ottenere anche dei risultati che ovviamente è il sogno di ogni giocatore, vincere, perciò speriamo che quest'anno andrà meglio dell'anno scorso. Senti, visto che hai pronunciato prima, ti è scappata la parola scudetto, andiamo a guardare anche un po' una classifica in cui di fatto tutte le big che sulla carta erano accreditate per correre per lo scudetto sono insomma lì davanti, Casalmaggiore, Novara, Conegliano, la stessa Vicenza, voi che siete rientrate nel gruppo, insomma si giocherà tra queste squadre probabilmente sì. Il titolo. No, credo che sì, adesso le prime 4-5, non so, 5 saranno quelle che lotteranno per lo scudetto, poi non si sa mai, ci sono sempre delle sorprese, però come magari l'anno scorso Casalmaggiore che non ci avrebbe scommesso nessuno, però erano molto squadra e hanno superato le individualità di Novara alla fine andando per le lunghe. E comunque sì, sono le squadre più attrezzate e si vedrà lungo andando, perché adesso secondo me tutti devono ancora trovare il ritmo perché sono quasi tutte altoallenanti, cioè dei risultati inaspettati ogni weekend, perciò vedremo andando avanti. E ti sfioriamo anche l'argomento nazionale, alle spalle c'è un'estate non del tutto soddisfacente, forse nemmeno a livello individuale ma anche a livello di squadra, davanti c'è il preolimpico, il sogno di arrivare a Rio de Janeiro, come stai vivendo il tuo momento con l'azzurro? Beh, io in questo momento penso al Rio Jo e basta. Credo che sarà, non so, è stato gestito un po' in maniera strana quest'estate, secondo me, anche con i rientri tardi delle più anziane, diciamo, e non c'è mai stato un grandissimo gruppo, non lo so, e abbiamo sempre faticato e adesso vediamo cosa faranno a gennaio o poi eventualmente l'estate, non speri. Si sa. Sì, certo, è il sogno di ogni giocatore di andare alle Olimpiadi, però non sono io a fare le scelte. E farà bonita e ovviamente il nostro in bocca al lupo. Noi adesso invece andiamo a pescare come sempre qualche domanda che arriva dai tifosi attraverso il canale ufficiale Facebook LJ Volley. Elisabetta fa i complimenti per le ultime vittorie e dice merito anche di come Francesca Ferretti distribuisce il gioco a tutte voi. Sembra che coinvolga tantissimo anche voi centrali quest'anno, Francesca. Sì. Per noi centrali è sempre un po' un punto cruciale quanti palloni prendiamo perché attacchiamo poco, così. Invece credo che Francesca sta veramente distruggendo molto bene, dando a tutte le possibilità di attaccare tanto, di sfogarsi in attacco, diciamo. E no, veramente complimenti a lei e sta avendo anche buone risposte. Da 1 a 10 quanto pensi di emozionarti il giorno 12, chiede Salvatore. Cosa succede il giorno 12? Vado a giocare a Bolzano. Giocherai in credo casa. Credo 10 perché, non so, sono stata sempre molto sostenuta dai miei vecchi allenatori o vecchie compagne, mi seguivano sempre, visto che in Alto Adige comunque non c'è mai stata una Serie A, sempre stato Serie C, Serie B2, massimo, poi negli ultimi anni ho fatto B2, B1, A2, A1 e per me è stato, io tifavo sempre per loro, ancora adesso tifo per loro, a parte quando giocano contro di noi, ovviamente, però sarà molto emozionante per me, non vedo l'ora di andarci. Marco ti chiede se ti piace il cinema e qual è il tuo film preferito. Ci vai? Sì, mi piace sicuramente, sì. Ci vado, quando non sono troppo stanca la sera, ci faccio volentieri un salto. Il film preferito,
non ne ho uno in particolare, però tipo poco tempo fa ho visto lo stagista inaspettato che era veramente bello, mi è piaciuto molto. Senti, ti piace cucinare? Stai ai fornelli quando sei in casa? Ma Poi la domanda è di ci riserva. pensa più memoroso, visto che del sud lui si sa fare molto bene, mi faccio coccolare un po'. Ti fai viziare Sì. ai fornelli, come oggi ti farai viziare dal nostro Eh Christian che ci sì. aspetta in cucina. Che piatti hai scelto? Il pasta al pesto, che è uno dei miei piatti sicuramente preferiti. Ok, andiamo in cucina allora. Eccoci qua, Cristian. Ciao, benvenuti. Ciao. Ciao. Finalmente si mangia. Sì, finalmente si Oggi mangia. abbiamo la pasta al pesto. Allora, iniziamo subito. Io ho già scottato la mia pasta, la mettiamo in acqua e ti chiederei di preparare la padella per il pesto. Naturalmente non la scaldiamo perché così il pesto rimane bello profumato, Sì. quindi puoi già metterlo nella padella, poi io ti passo le linguine che sono già quasi pronte. La metto Qualche tutto sotto? secondo. Sì, mettilo pure sotto, dopo col calore della linguina il pesto si ammorbidisce e si amalgama. Ecco qua, grazie. Andiamo a inserire la pasta. Non andrebbe mai scaldato sul fornello perché sennò rischia di annerire e di perdere un pochettino il suo profumo. Quindi conviene sempre mettere la pasta ben calda, appena scolata, e il pesto a temperatura ambiente, in modo tale che rimane bello, bello verde e profumato. Che fame. Naturalmente, rigorosamente, basilico ligure, foglia larga. Ecco In qua. casa Christian viene viziato dal fidanzato Ma ai fornelli. secondo me è qualcosa anche lei, dai, Sì, qualcosa sì. qualcosina. Vuoi piattare tu? Ti lascio No, l'onore, faccio questo io. fai Queste te. sono difficili. Queste sono difficili. Ecco Io li mangio qua poi. la nostra pasta al pesto. Volendo puoi aggiungere un pochino di pesto sopra Sì, se sei golosa di sì. pesto. Intanto taglio anche la rollatina. Ho preparato anche una piccola rollatina di pollo da servire con l'aceto balsamico e quindi ti farei provare anche questa. Ecco qua, guarda. Se la vuoi impiattare tu lì sull'insalata. Posso farcela. Questa è una rollatina di pollo, un piccolo arrostino che invece di essere cotto nella maniera classica in forno viene cotto a vapore, così il pollo rimane più morbido Sembra e buonissimo. gustoso. E infine un pochettino di aceto balsamico, giusto a insaporire e a ingolosire ancora di più il piatto. E voilà. Si trova a suo agio, Ma anche i sì, promossa fornelli non sono in campo. anche ai Va fornelli. bene. Complimenti per le ultime vittorie e a tutta Grazie. la squadra, anche da parte mia naturalmente. Assolutamente, siamo pronti a mangiare, Sì. Raffaela. E noi ci dobbiamo salutare, grazie Christian, come Grazie, buon sempre. appetito. Grazie Grazie mille, grazie grazie. Raffaela e alla prossima. Il salotto LJ è stato offerto da New Life Home, progetti da vivere.